Benvenuti a Lector in Fabula innanzitutto e alla presentazione di questo libro di Giorgio Simonelli che qui a Conversano tutti conoscono perché è il decimo anno che ci raggiunge ed è con noi ed è anche un volto noto della TV. Oltre insomma ad essere una serie di cose che elenco, sono brevi. Ha insegnato a lungo storia della radio e della televisione, cinematografia didattica ginnico-sportiva all'Università Cattolica di Milano, dove collabora con i master Comunicare lo sport e fare radio. È docente nel laboratorio di televisione dell'Università di Genova presso il campus di Savona. Partecipa come esperto a TV Talk, storico programma di Rai 3. Quindi diciamo per noi non è una novità Giorgio Simonelli, devo dire che il suo libro si chiama Quasi Gol, che è una delle frasi iconiche del calcio in Italia, pronunciata diciamo in una memorabile cronaca da Nicolò Carosio, storia sentimentale del calcio in TV. Scrivere di calcio, diciamo scrivono un po' tutti di calcio per la verità, ma vi assicuro che questo libro, questa pubblicazione, Magni Editore, è una pubblicazione che scrive di calcio ma nello stesso tempo scrive della storia d'Italia, dal dopoguerra ai giorni nostri. Questa è la sensazione che se ne ricava leggendo questo libro, questa pubblicazione. E ci sono diciamo degli spunti interessantissimi che dà questo libro e che sono anche di natura politica. Il primo, per esempio, è la riconosciuta capacità pedagogica della politica che ad un certo punto, si scrive nel libro, inibisce le trasmissioni di alcuni eventi per non disturbare il lavoro degli italiani, cioè gli italiani che lavorano. E questa è degli spunti che si colgono da questa pubblicazione. Poi c'è la continua evoluzione del rapporto tra il calcio e la TV, con il primo che si trasforma, dice l'autore, in uno dei tanti discorsi della produzione mediatica. La continua trasformazione del linguaggio, se pensiamo a quel quasi gol di Nicolò Carosio, fino alle, diciamo, quelle che io ritengo idiozie dette da Lele Adani durante gli europei di calcio, gli ultimi, quando ad un certo punto, parlando della squadra che ha vinto gli europei, la Spagna, ha detto: la Spagna non negozia le proprie idee. Non so se ricordate questo passaggio. Quindi il calcio determina un frullatore di linguaggi che vanno appunto da quel quasi gol alla Spagna non negozia le proprie idee. E poi c'è in ultimo anche una speranza, cioè l'autore chiude il libro con una speranza perché durante il percorso che fa questo libro si arriva alla conclusione che il mezzo televisivo ha prevalso sul calcio, ma l'autore alla fine vuole dare una speranza. La speranza è quella che vede l'episodio clou degli europei del 2021, quando Eriksen, il giocatore danese, si è infortunato, si è accasciato a terra. È un calciatore, Kier, tra l'altro che giocava nel Milan, un calciatore lo ha protetto dalla TV. E quello, secondo l'autore, significa avere gli anticorpi, cioè c'è ancora una speranza che il calcio possa essere quantomeno alla pari del mezzo televisivo e non soccombere. Quindi questi sono i quattro spunti che io personalmente ho trovato molto interessanti. Ma voglio giustificare anche, salutiamo intanto Darwin Pastorin che si è collegato, ciao. Ciao a tutti. Giustificare questa foto che abbiamo voluto inserire. Io ho dei ricordi anche di natura personale che ho anticipato all'autore.
questa è la nostra città, Conversano, la città in cui ci troviamo. E questo è un corteo di pensionati degli anni 60, con volti ottocenteschi, direi, anche se siamo negli anni 60, e in fondo, forse se si riesce a spostare la... in fondo si nota una totoricevitoria, totocalcio. C'è una ricevitoria, era del mio papà che diciamo gestiva, aveva una cartolibreria e aveva anche, gestiva anche, diciamo, si giocavano le schedine. Perché abbiamo voluto inserire questa foto? Si nota in fondo. Perché uno dei passaggi fondamentali del libro riguarda proprio tutto il calcio minuto per minuto, che è stata la trasmissione radiofonica più seguita. Quello è stato uno dei tantissimi luoghi in Italia dove alle 14:30 di domenica si riuniva un numero indefinito di persone per ascoltare dalla radio del gestore della ricevitoria i collegamenti con tutti gli stadi. E quindi c'era, diciamo, la diretta radiofonica e c'era questa socializzazione straordinaria. Quello era un locale di 13 metri quadri dove si riunivano fino a centinaia di persone, non all'interno naturalmente, ma anche all'esterno. Era un qualcosa di straordinario. Quindi abbiamo trovato questo, anch'io l'ho trovata casualmente questa foto. Giorgio Simonelli, che naturalmente lo ha accettato ben volentieri. Io direi di dare la parola a Giorgio Simonelli, perché è giusto che sia così, e rispetto a quelli che sono stati gli spunti che personalmente ho intravisto, e spero invece che ce ne siano altri, come ne sono certo ce ne siano. Allora, buonasera a tutti, intanto grazie a Lector in Fabula, come diceva prima Gianluigi, questa è la decima volta che torno a Conversano, la nona, ho saltato un anno per motivi familiari, ma sono ormai un assiduo frequentatore di questo bellissimo festival in questa bellissima città. Ringrazio davvero, perché insomma, è sempre un grandissimo piacere venire qua a trovare amici. Poi c'è anche il direttore di Pagina 21, no, che è la rivista della fondazione, quindi insomma, diciamo che la collaborazione si è fatta piuttosto intensa e la cosa mi fa molto piacere. La foto che hai trovato è una foto che mi dà l'occasione per raccontare parecchie cose che sono un po' il discorso del libro, perché come ha scritto anche un critico che ha recensito il libro sul Venerdì di Repubblica, forse la cosa può sembrare impossibile, ma c'è stato un periodo in cui di calcio non se ne vedeva molto in televisione. Noi veniamo da una settimana in cui anche io sono un appassionato di calcio, però questa settimana avevo persino un po' di nausea, c'era troppo calcio, tutte le sere, no? Ecco, c'è stato un periodo che molti di voi, vedo assai giovani, non hanno vissuto, in cui invece il calcio era offerto con molta parsimonia in televisione, mentre era già un fenomeno molto popolare in altri settori e in altri media. Per esempio, il calcio era molto vissuto negli stadi, ovviamente. Il calcio era molto vissuto da coloro che giocavano al totocalcio, prima si chiamava ancora Sisal. Il calcio era molto vissuto nelle cronache dei quotidiani sportivi. In Italia c'erano 4 quotidiani sportivi: Tutto Sport, Gazzetta, Stadio e Corriere dello Sport. E in quegli anni, negli anni fine 50 e 60, le pagine sportive dei giornali, chiamiamoli generalisti, aumentavano, diventavano sempre più sostanziose. E poi c'era la radio, come raccontavi tu, poi c'era la radio. Il calcio era un grande fenomeno radiofonico. Adesso non so se avete voglia e tempo, semmai lo facciamo poi.
la storia di Tutto il calcio minuto per minuto è una storia straordinaria. Tutto il calcio minuto per minuto è nato come un prodotto sperimentale, doveva durare 6 mesi, non è ancora morto, è un bene culturale. Però la televisione arrivava pian piano, cioè mostrava il calcio con una certa attenzione, con una certa prudenza. C'erano degli ostacoli tecnici, ma c'erano gli ostacoli che ricordava prima Gianluigi, diciamo politici, culturali. Cioè, si dice, la regola della RAI non era diamo ai telespettatori quello che i telespettatori vogliono, diamo ai telespettatori quello che riteniamo che agli spettatori serva. E quindi bisogna fare un po' di sport, ma anche tanta informazione, ma anche tanta divulgazione culturale, un po' di intrattenimento, un po' di teatro, un po' di cinema, di tutto un po'. Il calcio era un po', anzi un po' poco, perché poi c'erano degli altri ostacoli. Quello che diceva prima Gianluigi, non si poteva disturbare la vita quotidiana normale dei cittadini offrendo loro, come dire, la tentazione di saltare il lavoro, saltare la scuola per vedere il calcio. Faccio un esempio, siccome sono attorniato da interisti, e questa settimana sono assediato proprio dagli interisti. Io sono dall'altra parte del Naviglio, come si dice a Milano. Vi faccio un esempio, no, sono milanista, vi faccio un racconto milanista. Nel 1963 il Milan arriva a giocare la finale di Coppa dei Campioni. Non anticipare, non rubarmi la scena, rubarmi la parte. Gioca, non è la prima volta che una squadra italiana va in finale, ma quella volta è la prima volta che una squadra italiana vince la finale. Ma questo non si poteva sapere. Si poteva sapere però che la finale si giocava a Londra di pomeriggio. Un mercoledì pomeriggio, gli inglesi non facevano le notturne a Wembley, si gioca di mercoledì pomeriggio e stranamente è un mercoledì prefestivo, anticipa uno di quei giovedì che forse qualcuno ricorda delle feste religiose, Corpus Domini, Ascensione, che non ci sono più. Ebbene, quella partita non viene trasmessa dalla RAI in diretta, perché è un pomeriggio feriale, la gente deve lavorare o andare a scuola e non bisogna tentare le persone, indurle in tentazione che bigino la scuola o non vadano a lavorare per vedere la partita. Succede che, è una cosa buffissima che ho vissuto perché ero un ragazzino all'epoca, succede che la trasmette in diretta alla televisione svizzera, che si può vedere in una striscia di territorio che dalla Svizzera italiana, dal Lago Maggiore, scende giù per le province di Novara fino ad Alessandria. In quella striscia minima di territorio si può vedere in diretta, ma la maggior parte, la stragrande maggioranza degli italiani la può vedere solo registrata alla sera alle 21. La finale di Coppa dei Campioni, pensate se oggi qualcuno dicesse non trasmettiamo la finale di Coppa dei Campioni, verrebbe immediatamente processato in diretta. Ecco, era così. Ecco, allora prevalevano altre rappresentazioni del calcio, come per esempio questa bellissima che si vede qui, delle persone che giocavano la schedina, aspettavano i risultati, si assiepavano all'interno di un bar o di una ricevitoria per seguire tutto il calcio minuto per minuto. Il calcio era soprattutto uno spettacolo giornalistico dal vivo, giornalistico e radiofonico, la televisione era marginale. La svolta, e qui poi ne parliamo dopo, sentiamo Darwin, la svolta, se dobbiamo trovare una svolta decisiva, è il 70, è Italia-Germania 4-3. Vi racconto perché, se ne avete voglia. Forse Darwin vuole intervenire. Allora, mi sentite? Forte e chiaro. Forte e chiaro. Allora, saluto Giorgio, saluto Gianluigi, un abbraccio a Oscar e un abbraccio a Conversano, che è uno dei luoghi del cuore, quindi sono felice di essere lì, anche se non fisicamente, ma in collegamento. Allora, Giorgio Simonelli è un mio grande amico. Abbiamo scritto anche un libro sulla televisione insieme. Ovviamente la parte più importante è la sua, la mia era di
pura divagazione, mentre la sua di divulgazione. E questo libro ho avuto l'onore, il piacere, quasi gol, edito da Manni, di presentarlo al Salone del Libro con Massimo Manni. Ed è veramente un libro fondamentale per conoscere tutta la storia, ma non solo della televisione, come ha detto giustamente Giorgio, ma anche della radio. Perché io che sono nato in Brasile, e la radio aveva anche lì una forza che era una forza travolgente. Nel 1950, quando il Brasile perde contro l'Uruguay di Tulio Varela 2-1 al Maracanã, la Copa Rimé, è un dramma ovviamente nazionale, un dramma popolare. E ad ascoltare la radio in un paesino dello stato di San Paolo è un bambino che vede il padre piangere ascoltando appunto la sconfitta della nazionale. Quel bambino dice al papà: papà, guarda, non ti preoccupare, ti porterò io questa coppa un giorno. E nel 1958 quel bambino, Edson Arantes Nascimento, detto Pelé, porterà la coppa al padre. E, dicevo, un libro fondamentale, le ringrazio per avermi citato. Io ho fatto molta carta stampata e tra l'altro ho avuto come direttore a Tutto Sport un grande protagonista della televisione che è Gianni, che lo voglio qui ricordare, e direi di fare un applauso a Gianni perché lo merita, perché è stato veramente un rivoluzionario della televisione e non solo. E poi la TV, Telepiù, Stream, direttore nei programmi di Sky Sport, la 7 Sport, è chiuso tornando a casa in una TV privata, Quarta Rete. E volevo ricordare a Giorgio il gol sopra Piombino, perché in realtà era il gol sopra Berlino con la nazionale del 2006, poi campione del mondo, e quindi io volevo che tu pubblicamente, davanti a tutti, confidandoti con Gianluigi, raccontassi il perché di quel gol sopra Piombino. Allora, questo è uno scherzo che Darwin ama farmi, perché quando noi siamo diventati amici davvero, scrivendo un libro, prima di scrivere questo libro ci conoscevamo, nel senso che io conoscevo Darwin perché era già molto famoso, ma così sapevo che era un giornalista importante, ma non ci conoscevamo di persona. E allora io scrivevo per un giornale che faceva molto lo spiritore, che si chiamava .com, che faceva un po' le pulci a tutta, e Darwin curava, era il conduttore di un programma fatto per i mondiali del 2006, e siccome Darwin è un giornalista molto colto, un grande riferimenti letterari, cinematografici, aveva intitolato la sua trasmissione il gol sopra Berlino, perché si giocavano i mondiali che poi l'Italia avrebbe vinto a Berlino. Ma siccome molto spesso, anzi il mattatore, diciamo, di quella trasmissione era Agroppi, non so se ricordate, Agroppi era un ex calciatore che poi fece un po' il commentatore televisivo, era un tipo sanguigno, molto toscano, molto, no? Allora io feci un articolo scrivendo che più che il gol sopra Berlino mi sembra il gol sopra Piombino, perché Piombino è il paese natale di Agroppi, perché c'era questa componente toscana un po' ruvida. No, bellissimo Giorgio, bellissimo. Perché loro si citavano Wenders, no? Il cielo sopra Berlino. Però sotto sotto chi contava era Agroppi, che le sparava grosse. E su questo, sullo spararle grosse, volevo aggiungere una cosa di quello che diceva Gianluigi prima. Perché si è passati da quasi gol a queste espressioni così forbite e nello stesso tempo un po' vacue di Lele Adani, che innervosiscono Gianluigi, non so se innervosiscono anche Darwin? Perché in realtà questa è la grande trasformazione che il calcio ha avuto. Quando Nicolò Carosio faceva le telecronache, effettivamente non è che si vedesse molto. Cioè, quando lui dice quasi gol, c'è questa palla vagante che sta sulla linea e che non vuole entrare. È una trasferta dell'Italia
in Galles. E quindi quasi gol, insomma, spiega bene che cosa è successo. Oggi che cosa succede in una partita di calcio? Noi lo vediamo assolutamente da vicino. Andando allo stadio non si può vedere, non si possono vedere le cose così da vicino. Noi oggi vediamo le cose come se fossimo in campo, in tutti i luoghi del campo, sulle panchine, a centrocampo, dietro la porta. Ho visto i gol del turno di Champions, si vedono delle cose straordinarie. I punti di vista da cui si vedono le cose sono dei punti di vista straordinari, cioè si vede tutto molto più che stando allo stadio, molto più che quello che i telecronisti vedono guardando direttamente in campo. E allora cosa devono fare i telecronisti? Devono fare della letteratura, no? Allora ognuno deve trovare un suo stile. Allora c'è chi trova uno stile, come dire, molto tecnico, Bergomi, tanto per farlo, no? E c'è chi invece si lascia andare a queste letture, a queste interpretazioni poetiche, suggestive, alla Lele Adani. Perché? Perché spiegare che cosa succede in campo non ha più senso, perché si vede benissimo tutto. Cioè, quando Carosio dice quasi gol, non abbiamo capito, è entrata la palla, non è entrata. Oggi sappiamo se la palla è entrata, noi prima dei calciatori. Quindi bisogna condire la cosa con un altro tipo di commento. Darwin, poi volevo dire ancora una cosa, ma lo dico dopo. Allora, intanto è vero quello che hai detto, però non bisogna nemmeno, come fanno tanti, demonizzare il calcio di oggi, perché quando è arrivato dal Brasile in Italia, io del mio Palmeiras conoscevo soltanto il risultato pubblicato da Tutto Sport addirittura il martedì, tabellino e la classifica. Mentre adesso io ho la possibilità di vedere anche il Palmeiras in diretta. Mio figlio tifa per il Cagliari, e adesso sta a Roma, ma stava in Piemonte, e lui può vedere tutte le volte giocare il suo calcio. E questo è il grande fascino del calcio di oggi. Però per quelli della mia generazione è ovvio che il fascino, che era un fascino quasi salgariano, era quello di ascoltare la radio, tutto il calcio minuto per minuto, perché a parte che allora si andava, io a Torino allo stadio, andavo a vedere la Juventus in curva e poi anche il Torino, perché giocava quello che è stato per me il Garrincha italiano, che era Gigi Meroni, che è scomparso, ricordiamo tutti, giovanissimo, nel 1967, a pochi giorni dalla morte in selva boliviana di Che Guevara, Gigi Meroni, la farfalla granata. E il fascino della radio era un fascino veramente straordinario, a tal punto che ancora oggi, Giorgio, mi capita di ascoltare la radio, alla partita la radio, per riprovare quelle stesse sensazioni, no? Perché è un modo anche per riprendere la propria giovinezza per mano. E questo è veramente qualcosa che mi emoziona. Io 2 anni fa ho festeggiato i 69 anni, sto andando per i 70. Ho visto attraversare tutta l'epoca di radio, televisione e dei giornali, no? Perché ricordo ancora quando aspettavi il giornale che veniva fatto con la Linotype, a piombo, dettavi pezzi con i dimafonisti, la bozza del proto, il controllo dei direttori, eccetera, no? E forse invecchiare è sempre, insomma, tra virgolette, un fastidio, però hai avuto la possibilità di veder passare tutto quanto il mondo della radio e della televisione. E ancora una cosa è che quando abbiamo scritto il libro io e Giorgio insieme, ci davamo appuntamento sul lago di Cambia del Canavese, con la promessa di poi metterci a scrivere e a ragionare. Ma talmente era buono l'erbaluce di Caluso che ogni volta rimandavamo e facevamo che scriverci poi via mail. Perché ti ricordi, no, Giorgio? Beh, mi ricordo. Quel bel ristorante, il lago. Nonostante questo, il libro poi è uscito. Sì, è uscito. Con qualche mese di ritardo è uscito.
No, però davvero io voglio dire oggi, appunto, che sono molto legato a Giorgio dall'amicizia, dalla stima, perché è una persona alta su di me e quindi è una cosa. E sono, cioè, consiglio a tutti veramente la lettura di questo libro, ma non perché l'ha scritto un mio amico, perché l'ha scritto un professore che conosce la materia. Poi ricordiamo Giorgio anche a Talk TV. È un libro che va per tutti, per i giovani, per conoscere la storia della televisione, e per noi, perché è un modo per rivivere attraverso queste pagine quella nostalgia, no? Di quando, come poetava Maurizio Cucchi, il campo era la quiete e l'avventura. Sì. Ci sono state delle trasmissioni che hanno segnato il calcio. 90° minuto, quelli che il calcio. Queste due, no? Magari volendole approfondire. 90° minuto erano gli highlight, diciamo che in questo momento guardiamo un secondo dopo l'avvenimento sui social. Quelli che il calcio, diciamo un po', era la trasposizione televisiva Di tutto il di calcio. tutto il calcio minuto per minuto. Prima di entrare qui mi hanno sollecitato a ricordare un episodio di quelli che il calcio. Insomma, in una famiglia, me lo hanno proprio raccontato, in una famiglia c'era quelli che il calcio, c'era lo zio un po' più anziano, il nipote che all'ascolto a proposito di un gol dell'Inter, purtroppo, di Recoba contro la Regina, saltò questo ragazzo dicendo che bellissimo gol, e lo zio che gli disse: ma l'hai visto? Quindi, diciamo, c'è questo racconto che è diciamo, l'essenza di una trasmissione di questo tipo. Ecco, vorrei che approfondissimo queste due trasmissioni. Allora, lo dicevo prima, il 70 è un anno di svolta. È un anno di svolta perché dietro tutto c'è quella notte magica che Darwin ha raccontato proprio nel libro che citava prima, che si chiama Reti e Parabole. Cioè la notte di Italia-Germania 4-3. Lì si capisce che il calcio è un grande spettacolo per tutti. E allora la Rai che cosa fa? Fa una mossa veramente esagerata. La domenica pomeriggio, un paio d'ore, un'ora e mezza dopo la fine della partita, manda in onda gli highlights di tutte le partite di campionato. Ma non sono solo gli highlights, sono gli highlights preceduti da un commento di un giornalista della sede dove si è svolta la partita. E questi giornalisti diventano improvvisamente dei divi del piccolo schermo. Ma la cosa interessante è che in un'Italia che era abituata a identificare il calcio con le metropoli, Milano, Torino, Roma, Napoli, improvvisamente si scopre il calcio delle squadre cosiddette minori. C'è tutta un'Italia che non era mai arrivata in televisione e che ci arriva attraverso il calcio. Bergamo, Vicenza, Verona, Pistoia, Ascoli, l'Ascoli di Tonino Carino, Avellino, Palermo, Reggio Calabria. Guardate, io non voglio esagerare, ma tutto il ma 90° minuto è uno dei programmi televisivi, ce ne sono tanti, che hanno rappresentato l'unificazione nazionale, l'identità nazionale. L'Italia è una nazione che si rappresenta attraverso questo rito domenicale che è l'insieme delle partite che si giocano tutte allo stesso momento, tutte contemporaneamente, a tutti i livelli e a tutte le latitudini, dalla Serie A alla terza categoria, da Torino a Palermo, tutti allo stesso. E vengono rappresentati quest'Italia che consuma questo rito che, come ha detto Pasolini, che sempre è una cosa che piace molto a Oscar, che cita sempre, è l'ultima sopravvivenza del sacro in una società che ha rinunciato al sacro. Tutto il calcio,
il programma di Fazio, cioè, è quelli che il calcio, è tutta un'altra cosa. Certo, è molto legato alla radio. Perché? Perché c'è un'intuizione formidabile. Fazio, che se ne dica, se ne può parlare bene, male, però ha queste intuizioni geniali. Non si può mostrare nessuna immagine, perché per contratto la RAI non ha immagini se non dopo 2 ore che le partite sono finite. Durante quel periodo si può soltanto ascoltare la radio o si può fare un'altra cosa, fare la radio in televisione. Che cosa succede di straordinario a quelli che è il calcio? Che Fazio invita in studio alcuni tifosi e noi da casa seguiamo le partite e capiamo che cosa sta succedendo in base alle reazioni di quei tifosi, tifosi veri. Allora, la cosa straordinaria di quel programma è appunto, da una parte, il recupero della radiofonicità, quello che diceva il nonno, ma tu l'hai vista quella cosa? No, però alla base della radio c'è un meccanismo che gli studiosi di radio hanno definito integrazione fantastica. Io non l'ho visto, ma è come se l'avessi visto, me lo sono costruito nella mia mente, il gol di Recoba. E poi c'è l'altra intuizione geniale: io vedo le partite non con i miei occhi, ma attraverso gli occhi degli altri. Ci sono 3 o 4 personaggi a quelli che calcio straordinari, io ne cito sempre uno. C'è un pediatra di Genova, un pediatra del Gaslini. Ora voi potete immaginare cos'è il pediatra del Gaslini, il primario di pediatria del Gaslini. È un uomo che vive tutta la settimana le cose più terribili, non c'è nulla di più terribile che vedere i bambini malati. Ecco, questo signore che passa la sua settimana a curare con grande passione i bambini malati, la domenica impazzisce per la Sampdoria. Noi lo vediamo impazzire letteralmente, disperarsi se la Sampdoria subisce un gol, gioire in maniera incredibile se la Sampdoria segna. Ecco, questa è una rappresentazione, insomma, meravigliosa del tifo. Il tifo è una cosa bellissima, non la violenza, non il finto tifo dei VIP che fanno finta di tifare, come è accaduto nell'ultima parte di quelli che il calcio, ma il tifo genuino, il tifo di uno che è una persona che ha una sua vita, anche una vita importante, ma che senza nessun motivo, senza averne nessun vantaggio, senza nessun riscontro, senza, gratuitamente, diventa matto. Io capisco, perché i tifosi tutti ci chiediamo delle volte, arrivati a una certa età, come ma perché io devo soffrire perché una squadra che amo così ha perso? Non fa parte della mia vita. E invece fa parte della mia vita. Ecco, allora lì c'è questa cosa straordinaria. Io vedo le partite attraverso e mi informo di quello che succede attraverso quello che fanno alcuni tifosi, neanche eccellenti, alcuni tifosi che Fazio ha deciso di portare lì. Ed è un meccanismo radiofonico teatrale straordinario. Perché sì, io vedo, no? Vedo il tifoso del Milan che si incupisce, ho capito che le cose vanno male. E quindi lì c'è il teatro. E queste sono 2 trasmissioni che hanno rivoluzionato un po' il rapporto tra la televisione e il calcio. Vuoi dire qualcosa? Beh, dopo che ha parlato il professore, io ho fatto altro che prendere appunti, cioè non è che... Beh, sai cos'è? Che in effetti è vero, come ad esempio sono nate molte trasmissioni sul modello del processo di Biscardi, e infatti ne parla Giorgio nel suo libro, perché ci sono stati dei personaggi che hanno inventato un modo di far televisione, e questo modello è stato poi declinato in vari modi. Anche in queste TV private c'è il racconto senza le immagini da parte di tifosi, che sono cronisti tifosi. Guardiamo ad esempio il caso di Tele Lombardia, no? con Ravezzani, con tutte queste figure anche di giornalisti importanti che non svelano, non hanno svelato ormai la loro passione
i tifosi. E ricordo il fatto di non vedere le immagini e di immaginare, ricordo qual era lo slogan di Radio Globo in Brasile, no, a Rio, veja o jogo vindo Radio Globo, guarda la partita ascoltando Radio Globo, ed era quello che funzionava, no? Perché anch'io ho avuto quella reazione, Gianluigi, che non so, segnava il mio idolo, che era Anastasi, dicevo che bellissimo gol ascoltandolo alla radio, no? Perché sapevo che i gol di Pietro non erano mai banali. E poi sono contento perché Giorgio cita anche Antonio Gramsci, che fu il primo a dire che il calcio è il regno della lealtà umana esercitato all'aria aperta, a differenza dello scopone che si giocava al bar, al chiuso, per la gente che fumava. E quindi c'è stato da parte di Gramsci, che amo moltissimo, no, a difesa del gioco del calcio. E ricordo che il poeta crepuscolare, da me anche molto amato, Guido Gozzano, è stato uno dei primi tifosi della Juventus. No, ecco, questo che dice Davide è interessante, perché c'è un filone che ho cercato di trattare un po' nel libro, che è quello del rapporto tra l'intellettuale o il mondo della cultura e il calcio. All'origine c'è davvero questa cosa, quando il calcio non era assolutamente professionistico, era il calcio delle origini proprio, no? E Gramsci a Torino vede queste partite e dice, insomma, appunto, mentre nello scopone c'è questa società un po' corrotta che può finire in rissa, lo scopone, il calcio invece è la lealtà esercitata all'aria aperta. Poi c'è un lungo periodo in cui in realtà la cultura, non dico che guarda con sospetto, però resta abbastanza indifferente nei confronti del calcio, salvo alcune eccezioni. Poeta come Saba, un poeta come Gozzano, però sono eccezioni, come dire, individuali. Il mondo della cultura è genericamente disinteressato al calcio. Quando Pasolini interviene, crea uno scandalo, come sempre quando parlava Pasolini, quando Pasolini parla del sacro. Allora io ho individuato, così, ma giocando, se vogliamo, adesso non giochiamo a fare gli storici, però c'è un episodio che mi ha colpito, che segna un po' la fine di questo distacco tra il mondo della cultura e il mondo del calcio. E qui mi diverto a trovare delle date. La data è il 31 maggio del 1984. Il 31 maggio del 1984 si gioca a Roma, all'Olimpico, di nuovo una finale di Coppa dei Campioni. La Roma, una Roma molto amata, non solo dai romani, la Roma di Lidl, di Falcao, no? Ma ovviamente amatissima dai romani, sapete come sono i romani, hanno una passione sfrenata per la Roma, gioca la finale di Coppa dei Campioni, a sorpresa, è esordiente in Coppa dei Campioni. Gioca questa finale e ovviamente Rai 1, allora non era ancora entrata in campo Mediaset, Rai 1, che ha i diritti della partita, ha programmato la partita per le 20:30. Rai 2 trasmette la seconda parte di un film di Ingmar Bergman, un film molto lungo di Bergman che la Rai ha diviso in due parti, e quel mercoledì c'è la seconda parte di questo film. Dovrebbe essere una cosa normale, insomma, Rai 1, rete popolare, trasmette la partita, Rai 2, la rete un po' culturale, trasmette il film di Bergman. E il pubblico dovrebbe essere, cioè, il pubblico popolare, maschile, no? Vede la partita, il pubblico più colto, più raffinato, femminile, così, vede bene. E succede che la Rai è inondata di fax, allora non c'erano le mail, di protesta di gente che dice, ma come, io voglio vedere il film di Bergman, però non posso rinunciare alla Roma. E allora la Rai che cosa fa? Una decisione, sposta il film di Bergman a un'altra data. Insomma, è il segno che il calcio non è più una cosa che riguarda solo i tifosi, cioè anche gente poco colta, un po', cioè quello snobismo culturale è finito. Cioè c'è il riconoscimento che il calcio è di tutti. È veramente interclassista, è interculturale.
cioè si può essere poeti, e questa, torno a dire, la grande intuizione di Fazio era quella. Cioè, perché il calcio? Perché tutto il calcio? Perché quelli che è il calcio? Non perché Fazio fosse veramente un appassionato di calcio, era un tifoso molto tiepido, ma era la sua idea di televisione per cui Gorbaciov va al Festival di Sanremo, no? Per cui la televisione è il calcio, è quel luogo dove sì, la casalinga di Voghera e il poeta raffinato che piace a Darwin diventano la stessa cosa la domenica pomeriggio. Ecco, quella data lì, banalista, il 31 di maggio dell'84, per me è il segno che è un altro cambiamento epocale del rapporto tra calcio e televisione. Un altro cambiamento penso sia stato l'avvento del processo del lunedì di Biscardi. Nel tuo libro parli, diciamo, come addirittura un precursore dei talk televisivi politici, non solo lui li faceva quelli naturalmente, parlava di calcio, invece diciamo come modello il talk gridato è stato diciamo estrapolato da quella che era la trasmissione del processo del lunedì. Questa è una bella storia, l'accennava Darwin prima, perché la storia del processo e del talk politico è una storia che bisogna prima o poi che qualcuno la racconti com'è. In Italia l'informazione, diciamo, il commento sul calcio era un commento molto controllato, non si gridava, nessun giornalista faceva sapere la sua fede calcistica, doveva essere imparziale, si commentava la moviola, qualche errore, però sempre con toni molto moderati, anzi si temeva, si diceva, beh, ma se noi facciamo un po' di confusione, un po' di casino, insomma, incitiamo alla violenza, quindi dobbiamo essere molto, molto freddi, molto distaccati. Biscardi cambia tutto. Biscardi riproduce il Bar Sport, liti, sospetti, accuse, dietrologie, avete rubato, siete così, siete cos'ha, non facciamo nomi, no, ma pensate, polemiche, no, la polemica, nemici giurati, l'attacco a Bearzot, perché all'inizio di quei mondiali che poi l'Italia vincerà nell'82, è un inizio pessimo per l'Italia, allora via questo, ma chi sono, a chi avete convocato, la polemica più aspra, gridata. Io sostengo che il talk politico è nato lì, cioè, l'idea del talk di contrapposizione, in cui ci si contrappone a priori, per cui tutto ciò che va messo in, che viene messo in discussione è oggetto di contrapposizione. L'alluvione, per fare tanto un esempio di ieri sera, qualsiasi legge, anche la legge più complessa. Io ho visto gente scannarsi per discutendo di un tema delicatissimo come la procreazione assistita. Non una cosa, non un rigore o un fuorigioco. Allora, che cosa è successo? Il talk, se voi ricordate, è nato in Italia in tutt'altro modo. Era un luogo di conversazione, dove le persone conversavano tra loro. Il talk modello Costanzo era un talk dove le persone non litigavano affatto, ma facevano al massimo un po' di ironia. Ma era un'amabile conversazione tra persone, tra l'altro di estrazione diversa. Allora, la trasformazione del talk da talk, chiamiamo alla Costanzo, al talk alla Floris o alla quello che volete, è opera di Biscardi. Il modello è il modello Biscardi. Prima si applica al calcio, perché tanto il calcio è, e poi dal calcio passa alla politica. Il suo famoso parlate non più di due o tre per volta. I conduttori del talk politico non lo dicono ma lo pensano. Verissimo, verissimo. Bravo Giorgio, è così. Poi tra l'altro, parlando di tifo, volevo ricordare che lo diceva Giovanni Arpino, che per noi cronisti è stato quello che ha aperto la strada del calcio come letteratura, no, sui giornali, quando nel 1969, grazie all'intuizione di Piovene,
convinse Ronchey a far scrivere Arpino sulla stampa anche di calcio. Lui diceva che tifo deriva dal greco e significa nebbia, quindi il tifoso è sempre annebbiato, no? E questo è stato un tema ripreso anche da Edoardo Galeano, che quando c'era un mondiale con il suo Uruguay, fuori dalla porta scriveva chiuso per calcio e nessuno doveva disturbarlo. Perché è vero che poi noi siamo qui a discutere, ma Gianluigi, tu, io, Oscar, abbiamo la nostra passione calcistica, no? Ed è, possiamo, voglio dire, forse usare termini più sereni discutendo sulla politica, sulla letteratura, su quell'articolo, ma quando c'è il calcio, ad esempio, il mio amico Giorgio è un milanista incredibile. Infatti, visto che lui aveva detto del volo sopra Piombino, c'è la storia sentimentale del Milan in TV, anche qui, no? In questo bellissimo libro. Perché guarda caso, le citazioni più belle, che poi è vero, è storia, proprio belle, sono dedicate al Milan. È vero o no, Giorgio? Eh beh, perché è una storia sentimentale, l'ho messo nel titolo per evitare, è una storia sentimentale e non si può sfuggire, come dicevi tu, è la nebbia. Alla passione. La nebbia. Io sono veramente convinto che ci sia una nebbia davanti agli occhi quando si vedono le partite della squadra per cui si fa il tifo. Ma infatti diciamo noi abbiamo vinto, noi abbiamo perso, no? Noi non è che vinto, loro. No, noi assolutamente. Invece dovremmo diciamo andare verso la conclusione. Volevo solo che Giorgio ci dicesse un po' quella definizione del giornalismo sportivo che ha dato Giampaolo Ormezzano, che mi sembra un qualcosa di estremamente interessante. Ormezzano ha avuto questa idea in un libro molto importante, tra l'altro, che è La storia del giornalismo, quella di Castronovo Tranfaglia, che è un po' la Bibbia, insomma, della storia del giornalismo italiano. Dice che il giornalismo sportivo ha avuto tre fasi e fa questa metafora: la fase dell'amore, la fase dell'erotismo e la fase della pornografia. Cioè, la fase dell'amore è la fase in cui chi scrive ama al di là di ogni cosa i suoi eroi. È la fase degli anni 30, 40, forse un pezzo di 50, in cui i cronisti sportivi si identificano appunto con questo amore nei confronti dei loro campioni, il grande Torino, Coppi. Poi entra invece una fase successiva, che è quella, la fase breriana, la fase governata da Brera, iniziata da Brera, in cui, come dall'amore, si passa all'erotismo. Cioè, l'erotismo cos'è? È una tecnica. Allora l'attenzione è alle tecniche, anche nell'amore, no? C'è una tecnica oltre che una passione. L'attenzione è la tecnica, cioè la tattica, la preparazione, lo schema, una lettura del calcio in generale, dello sport e anche del ciclismo, che è stato uno sport importantissimo nel giornalismo. E dopo la fase dell'erotismo c'è la fase della pornografia. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire osservare, vedere le cose nel dettaglio. Scomporre le cose. La pornografia, che cos'è appunto? È la rappresentazione dettagliata, no? Dell'amore, no? Non passionale, non tecnica, ma avvicinata il più possibile, voyeuristica, come si dice. E cos'è l'ultima fase? Effettivamente è questo, no? Noi che cosa vediamo quando vediamo una partita di calcio? Vediamo il dettaglio. Nel libro racconto una cosa che nessuno ricorda più. Nel 1990 la RAI predispone un sistema di ripresa ad alta definizione, quando l'alta definizione era una roba avveniristica, in cui con una sola telecamera si riprende tutta la partita. Cioè, l'idea che io vedo tutto il campo, da una porta all'altra, nitidamente, in alta definizione, vedo lo svolgimento della partita, senza stacchi, in una sola inquadratura, che è massimo,
io posso vedere tutto il campo, tutto, quindi vedo la disposizione, vedo la tattica, vedo come si muovono. E questo non piace. Piace invece l'opposto, piace la scomposizione delle immagini, piace vedere la partita da tanti punti di vista. Noi vediamo la partita da 12 punti di vista diversi. Racconto ancora questo aneddoto. Ho fatto una lezione qualche mese fa alla scuola del CONI e era il giorno successivo a Italia-Croazia, quella partita che l'Italia pareggia 1-1 all'ultimo minuto, ricordate, no? Di Zaccagni, sul passaggio di Calafiori, no? E c'è uno studente, uno di quelli che seguono il corso, che smanetta. Io non è che dico, ma cosa sta facendo? Dice, sto guardando la partita di ieri sera dalla Spalletti Cam, cioè da una telecamera che inquadra la partita come la vede Spalletti. Cioè noi abbiamo bisogno oggi di una molteplicità di punti di vista e di una scomposizione. Secondo Ormezzano, questa è l'idea della pornografia. Noi abbiamo bisogno di vedere, se uno si fa male, dobbiamo vedere il ginocchio che si gonfia. C'è un episodio brutto, no? Che però pornografico, che molti ricordano, lo sputo di Totti in faccia a un calciatore danese, Poulsen. Questo noi lo vediamo e lo rivediamo, non fa parte, no, Italia-Danimarca, cioè, non è che quello sia la partita, e noi abbiamo ormai questa idea di vedere di calcio scomposta e ravvicinatissima. Questa è quella che Romezzano chiamava la pornografia, insomma non ci interessa più il contesto generale ma i singoli dettagli. Prego, veloce che dobbiamo chiudere, suona la campana. La tragedia dell'Ice. Guarda, io cogli uno, lo diceva prima Gianluigi. Ci sono questi momenti anche in cui non si sa che cosa trasmettere, perché le cose vanno in una direzione di assoluta imprevedibilità. Io non ho parlato dell'Eisel, che è un ricordo anche per me, però ho fatto quest'altro esempio che diceva prima Gianluigi. Quando più recentemente Eriksen ha un arresto cardiaco, perché era un arresto cardiaco, e si accascia a terra, e lì succede una cosa si fa? Succede che a un certo punto, e lì c'è un deficit di informazione, perché lui esce dal campo scortato dai suoi e sembra che esca una salma, diciamoci le cose, perché la RAI interrompe le trasmissioni, vanno avanti, io l'ho seguito dettagliatamente quell'episodio, la RAI interrompe le trasmissioni, Sky va avanti con uno studio in cui nessuno sa nulla e da quello che si è visto in campo sembra che sia una tragedia. L'Aisel più o meno è la stessa cosa, non si capisce bene cosa succede, perché poi si decide di giocare la partita. E lì è il problema dei limiti della rappresentazione. Quello di Finlandia, Danimarca, insomma è un caso interessante, perché chi prende in mano la situazione sono i calciatori, è un calciatore, è Kier, che decide che lui fa il massaggio cardiaco e gli salva la vita a Eriksen, ma prima dispone tutti i calciatori attorno in modo che non si possa vedere. Per cui se anche la RAI interrompe, ma se anche fosse andata avanti, anzi in quella fase lì va avanti ancora, ma non si vede nulla perché un calciatore ha deciso che quella era una cosa che riguardava solo i calciatori, che non doveva essere vista né dal pubblico presente né tantomeno dalle telecamere. Sull'Aisel la cosa è stata un po' più difficile. Sì, dobbiamo veramente chiudere. Io direi, siccome all'Hector si parla di futuro,
che cosa ci aspetta dopo il VAR? Vorrei chiedere ad entrambi molto molto brevemente. Cioè, qual è il futuro del rapporto tra la televisione e il calcio? Due cose. Io ho notato una cosa, l'ho notata. Mi sembra che nelle riprese ci sia sempre più presente il pubblico. Sono sempre più inquadrature sul pubblico, ovviamente con delle scelte particolari. Belle ragazze, bambini. E succede questa cosa buffa, che c'è qualcuno, vediamo qualcuno che sta seguendo la partita, la sua squadra ha sbagliato un rigore, si mette le mani nei capelli, ma poi vede che è inquadrato e saluta tutti. No? Però c'è sempre più una partecipazione, una presenza del pubblico nel racconto della partita. Seconda cosa, non abbiamo tempo qui di parlarne, ma stanno prendendo il sopravvento, gli highlights sulle dirette. Si fanno le partite e si riprendono le partite non tanto per le partite in sé, ma perché c'è poi una grande circolazione del formato. Darwin. Sì, brevemente, cioè, possiamo dire tutto il contrario di tutto sul calcio moderno. Ma una cosa è chiara, che quando comincia la partita ritorna quel fascino, quella magia, quel romanticismo. Poco importa se è la radio, se è un secondo tempo in differita o se è la partita dove possiamo vedere di tutto e di più. E la magia, la grande passione, insomma, che ci fa ritornare sempre, eternamente bambini. Grazie. Grazie Darwin, ciao, grazie. Un abbraccio a tutti. Abbiamo finito, concludiamo soltanto mandando delle immagini che fanno parte di un fondo che è in dotazione alla Fondazione di Vagno, delle immagini registrate da una cinepresa negli anni 60 di una, diciamo, di una partita di dilettanti, ma ci premeva far vedere anche documentazione che è in dotazione di questa fondazione. Sono immagini amatoriali, ma danno il senso di quello che è stato il calcio anche nella periferia. Approfitto di una cosa, posso? Insomma, qui c'è Oscar, ho visto, è arrivato anche Sebastiano Cucciarelli. Ci vediamo domani sera. Domani sera facciamo la serata dedicata ai 70 anni della RAI e al nuovo TV Talk. Ho fatto io proprio. Buonasera a tutti, grazie.